Sindaco, lei ha voluto fortemente, è stato il fautore di questa riunione che si è svolta questa mattina nella sede della città metropolitana. E, diciamo gli attori, che cosa è stato detto e quali sono i risultati? Ma questa mattina speriamo sia stata una riunione, un incontro produttivo. Intanto erano presenti diversi sindaci della provincia di Palermo, compreso il sindaco di Partinico e vari esponenti dell'ASP di Palermo, compreso la dottoressa Faroni. Di quello che ci è stato detto in merito alle problematiche, appunto come già sapevamo comunque in anteprima, che l'ASP già si è attivata per migliorare i servizi appunto sia del poliambulatorio Casa Santa che dell'ospedale di Partinico. Siamo comunque in attesa, saremo a guardare un po', a verificare quello che nei giorni futuri e nelle settimane future verrà fuori, attenzionando sempre il tutto, e speriamo appunto che dalle parole si passino praticamente ai fatti. Diciamo che allo stato attuale sono, appunto come diceva lei, parole. C'è una tempistica? Hanno dato, diciamo, dei tempi? No, una tempistica non ci è stata riferita, certamente però abbiamo intuito che non è una tempistica breve per quanto riguarda alcuni servizi, alcune problematiche, tra l'altro correlate magari alla mancanza pure di personale, quindi di medici, di operatori sanitari. Quindi, ripeto, loro ci hanno assicurato che stanno lavorando intensamente per migliorare il tutto e quindi auspichiamo che il tutto venga risolto prima possibile. Io, a proposito di questo, questa è diciamo, una mia illazione. Lei si ricorda una volta che, per quanto riguarda la questione medici o i medici che non vogliono venire a Partinico, c'era un metodo che si adottava che si chiamava precettazione. Dico, potrebbero usare anche questo per Partinico. Sì, però diciamo che questo, per esempio, questo argomento nello specifico non è un problema, almeno da lì e da questa riunione è stato evidenziato che il problema non è solo per il distretto 41, quindi per il problema collegato all'ospedale di Partinico, ma in merito anche ad altri ospedali. Quindi penso che la problematica dei medici E del sarà personale. affrontata, come è giusto che sia, da coloro che hanno, dalle persone che sono preposte, e speriamo che risolvano il problema appunto sia per Partinico che per altri ospedali.